Buongiorno a tutti, oggi voglio parlarvi di come si può organizzare e gestire un balcone o terrazzo fiorito. Naturalmente vi chiederete, beh, adesso non è proprio il periodo giusto per intervenire e cominciare a piantare perché siamo in agosto, quindi è il momento in fondo dove sia noi abbiamo altre cose in testa, le vacanze o comunque goderci l'estate e anche con il caldo e il secco naturalmente non è il momento giusto proprio per fare l'impianto, ma è però il momento giusto esattamente adesso per cominciare a prepararci a farci un progetto di quello che vorremmo fare. Se noi vogliamo abbellire il nostro balconcino, che sia piccolo, che sia un terrazzino, che sia un terrazzo un pochino più grande, con piante e fiori. E questa progettazione è molto importante perché oltre a stabilire quelle che sono tutte le caratteristiche del posto, del balcone che noi vogliamo, diciamo, arredare con il verde, sarà molto importante anche proprio tutto questo per arrivare alla scelta delle piante, perché naturalmente questa è una parte abbastanza importante e che determinerà poi il successo o l'insuccesso del nostro lavoro. Quindi io comincerei subito dicendo che innanzitutto ci sono delle cose che bisogna valutare molto importanti e naturalmente l'esposizione che ha il nostro balcone, quindi se è rivolto a sud, se è rivolto a nord, la presenza di vento, se c'è una costante di vento oppure no, e anche la forza del vento. Le dimensioni naturalmente del nostro terrazzo, se è un terrazzo piccolo o grande, e anche diciamo questo terrazzo dobbiamo anche stabilire quale parte vogliamo arredare con il verde. Vogliamo chiudere completamente tutto il terrazzo oppure vogliamo lasciare un passaggio? E questo è molto importante, e questo determinerà poi anche la scelta sia dei materiali che delle piante stesse. Non è da dimenticare naturalmente la portata del nostro balcone o terrazzo, perché questo ci serve per valutare. Noi non dovremo andare a sovraccaricare con peso, possibilmente, perché altrimenti andremo a rischiare dei danni. Quindi anche questo tenetene conto, valutatelo bene. La scelta delle piante, naturalmente. E anche tenere conto proprio della facciata della casa dove abbiamo questo balcone, del contesto del balcone stesso, perché se diciamo che la facciata, la casa ha un certo valore estetico, naturalmente dovremo progettare in un modo. Se invece la facciata ha poco valore estetico e quindi sarà più da nascondere, andremo ad operare naturalmente in un altro modo. Adesso vorrei subito cominciare con la situazione del vento, quindi con il paravento. Il paravento è qualcosa che quando c'è vento può aiutare proprio a rompere questa forza. Diciamo così che anche qui dovete tenere presente se siete in una casa multifamiliare o se avete comunque degli appartamenti vicini o perché lì esisteranno anche delle regole condominiali, per esempio, che dovrete rispettare, quindi dovete tenerne conto. Quindi, se voi non avete proprio un paravento fisso, ben fissato, anche grande, e volete fare qualcosa fai da te, cioè, diciamo, volete sistemare un po' le cose per voi, dovete tenere conto di qualche nozione base. Nel senso che possiamo fare un esempio esattamente venendo qua, qui c'è questo plexiglass che viene usato non tanto come paravento ma più per protezione, per non finire di sotto, diciamo, ma se noi lo usiamo come paravento noi andremo a posizionare naturalmente il paravento nella direzione dove arriva il vento. Se il vento in questo caso arriva da sud andrà a creare una protezione. I paraventi chiusi però devono essere molto più alte rispetto alla superficie che noi vorremmo poi coprire con i vasi, perché altrimenti si rischia un grande problema, che è quello che, a parte la forza con cui il vento va contro e non può scappare da nessuna parte perché è completamente chiuso. Ecco, voi immaginate, il vento arriva da sud,
va contro il paravento, automaticamente con la forza, con la velocità con cui è arrivato, comunque sale perché incontra un ostacolo, sale e più il paravento è basso e più scende verso il basso naturalmente. E in questo punto qua, dove noi andiamo a mettere tutti i nostri vasi e le nostre piante, si andranno a creare delle turbolenze, nel senso che quando il vento sale e ricade, crea dei vortici. Quindi delle grandi turbolenze. Quindi, oltretutto, poi questi vortici vanno anche ancora più vanno verso il basso e più tendono a risucchiare anche l'aria dal di sotto, creano quasi come il vacuo, no? Che succhia su. E quindi andremo a creare un bel movimento. E quello è quello che in fondo vogliamo evitare. Quindi dovrà più è completamente chiuso. Più dovrà essere alto, in modo che se noi immaginiamo che il paravento arriva qua e noi abbiamo i vasi lì, naturalmente il vento battendo qua sale, ma poi non scende fino giù, sale e comincia a fare questi vortici più in alto, perché non ha appunto la forza poi di andare ad arrivare fino giù. E quindi in questo caso riusciremo a avere più calma. Se non si possono fissare dei paramenti di questo tipo, si possono fare delle cose, ad esempio, con dei cannicciati o materiali simili. Naturalmente tenete sempre presente la forza del vento e devono essere assolutamente ben fissati e ben sicuri, perché altrimenti si rischiano veramente dei problemi. Si possono anche fare utilizzando delle piante, per esempio, in questo caso, mettere delle vaschette un po' più alte qui e mettere delle piante a mo' di siepe che si possono tenere poi a 50, 60, 80 centimetri, di modo che creino già una barriera contro il vento, ma nello stesso tempo non lo bloccano completamente, perché il vento riesce comunque una parte a insinuarsi all'interno, diciamo dopo il paravento, e quindi a comunque perdere molta forza, e questo potrebbe già aiutare. Un altro sistema, quando il vento non è veramente troppo forte, è quello di giocare con i vasi, cioè nel senso che noi andremo a posizionare nella direzione in cui arriva il vento i vasi più grandi. Tenete sempre presente comunque del rapporto tra vaso e pianta, perché se noi in un vaso grande, sì che è grande, ma mettiamo una pianta molto alta, naturalmente il peso della pianta andrà a far cadere tutto pianta e vaso. Quindi preferibilmente vasi grandi, ma non con piante subito enormi in altezza, o perlomeno ben proporzionate o ben fissate. E poi man mano andremo a posizionare davanti a questi vasi grandi, i vasi più piccoli con le piante anche più delicate. Quindi questo consentirà anche quasi di creare appunto una certa barriera che non blocca completamente il vento, ma che ne diminuisce molto la forza. Questo sistema sarà anche utilizzato, quello proprio di utilizzare vasi grandi con le piante più grandi in avanti, quando noi abbiamo un balcone particolarmente soleggiato, ma vorremmo anche piantare qualche pianta da mezz'ombra. Ma l'unica posizione che abbiamo è quella, e allora come possiamo combinare? Ci creiamo la mezz'ombra con questo sistema di posizionare i vasi più grandi verso il sud, quindi dove arrivano le radiazioni solari, dove c'è il sole, e questi automaticamente, essendo più alti, andranno a ombreggiare quelli che sono sistemati ai loro piedi. E questo è un altro sistema proprio per andare a creare un po' anche per rompere proprio la calura. E questo è un fattore molto importante, perché soprattutto su un balcone dove abbiamo le facciate della casa molto vicina, quindi il calore può anche essere veramente molto molto intenso, troppo quasi per le nostre piante. Naturalmente, ecco, adesso cosa possiamo dire? Ecco, la scelta dei vasi, abbiamo detto, i vasi devono essere capienti, devono garantire il giusto spazio alle nostre piante, devono avere un ottimo drenaggio, eventualmente ci possiamo anche aiutare con dell'argilla espansa sul fondo per aumentare proprio il drenaggio.
L'ho già detto, devono essere leggeri il più possibile per non sovraccaricare proprio il carico, la portata sul balcone stesso. Ne esistono di varie forme, di vari colori, di vari materiali, potete usare tutto quello che volete, ma consiglio sempre, potete usare anche cose semplici, riciclate. E diciamo cose che avete fatto voi, come possiamo vedere, così ci muoviamo subito anche un po' e vediamo qualcos'altro. Come questo, io ho fatto un coprivaso, questo è fatto con gramigna, che da noi non manca mai, e con le foglie secche dell'Emerocallis che ho dovuto togliere perché non sono più assolutamente esteticamente belle. E con questa mi sono fatta questo cesto proprio coprivaso. E basterà infilare, adesso intanto andiamo e lo vediamo, così rende anche meglio. Così noi potremo utilizzare anche tantissimi semplicissimi vasi, quelli con cui ad esempio compriamo le piante se non hanno bisogno di un immediato travaso, e basterà decorarli con dei semplicissimi materiali e andando a creare comunque subito un impatto visivo molto interessante, molto originale e molto personale. Vediamo, ve l'avevo già fatto sicuramente vedere, comunque tanto per darvi un'idea, come potete semplicemente coprire un vaso in plastica nero, che poi oltretutto il nero attira molto il calore e quindi viene molto caldo e sconsigliato, si copre con della corteccia e si tiene tutto legato fisso con semplicemente un cordino o un nastro, tutto quello che volete. Ecco, molto importante, tenete anche conto di avere dei buoni sottovasi, perché quello è importantissimo, che siano belli capienti per non rischiare poi di lasciar poi gocciolare sul balcone sottostante l'acqua dei vostri vasi. Ecco, intanto io vi volevo solo far vedere come, adesso questo è un pochino troppo grande, va bene, comunque facciamo finta di niente, magari ne troviamo uno di misura. Va bene, in sostanza non ho trovato il vasino adatto e fa lo stesso, tanto per farvi vedere che con semplicissimi materiali noi possiamo andare a creare degli ottimi coprivaso che oltre ad avere i vantaggi di coprire il vaso, soprattutto quando sono scuri o quando sono brutti, appunto portano fresco e danno anche un bel tocco d'occhio alla nostra poi combinazione. Facciamo ancora vedere quello lì con l'aiuta, si può coprire con aiuta, si possono fare veramente tantissime tantissime cose. Possiamo usare vasi piccoli, naturalmente piccoli spazi, i vasi tenderanno a essere più piccoli, singoli a forma di vaschette oppure di ciotole, abbiamo anche lì come forme tantissime possibilità. O andremo a posizionare vasi più grandi dove andremo a fare delle combinazioni di piante, no? Un vaso più grande, non mettiamo solo una piantina, andremo a combinare diverse, come in questo caso, tanto per portarvi degli esempi. Adesso io non, con tutto lo spazio fuori e il balcone, proprio metto poche cose anche perché è troppo caldo e quindi sarebbe ingestibile. Quindi si vede, si può poi fare queste combinazioni con piante più diciamo erette al centro, e invece piante poi sul bordo più ricadenti che vadano a creare proprio anche questo riempimento e anche questo effetto di movimento, che è molto importante che non rimanga troppo piatto. Quindi a seconda anche della dimensione di quello che volete fare, vedete un po' voi se preferite tanti vasi piccoli oppure vasi un pochino più grandi dove tutte le specie che noi vogliamo tenere siano combinate insieme, e per questo la progettazione, come vi ho detto all'inizio, è veramente molto molto importante. Adesso diciamo un po' qualcosa sulle piante. Ecco, sulle piante, la scelta delle piante. La scelta delle piante naturalmente dipende, abbiamo detto, dall'esposizione che ha il nostro balcone e terrazzo, ma anche dalle dimensioni dei contenitori. Naturalmente in contenitori piccoli non potremo mettere piante che hanno un grande sviluppo, anzi dovremo tenerci possibilmente, più lo spazio è piccolo, più con specie che hanno una piccola dimensione media, non troppo grande. Anche la facciata della casa è molto importante, come abbiamo detto all'inizio, perché se una casa
bella architettonicamente, proprio una bella casa. Naturalmente noi con il nostro angolo verde dovremmo non andare a coprire questa sua armonia, questa sua bellezza. Dovremmo andare magari solo in piccoli punti mettendo delle fioriere o mettendo dei vasi con ad esempio diverse specie che abbiano foglie o fiori monocromatiche, o al massimo con una combinazione di foglie molto scure, per esempio con colori di fiori molto chiari, ma non andare a miscelare troppe foglie diverse, troppi colori diversi, troppe forme diverse, perché a questo punto andremo ad appesantire e non andremo a, come si può dire, ad armonizzare, a legarci con questa architettura della facciata e della casa. Quindi, se volete, come consigliato, sempre o monocromatiche o di diversi colori che però si combinino un po' insieme e che possono andare bene. Come detto, non solo per quanto riguarda i fiori, ma anche le foglie hanno un interesse assolutamente importantissimo. Dopo lo vediamo, vi faccio vedere anche qualcosa riguardo alle foglie. Piante da foglie che non fanno fiori, ma sono molto interessanti per i loro colori. Vediamo un po' cosa mi ero ancora segnata che potevo dirvi. Naturalmente bisogna combinare piante che abbiano le stesse esigenze. Ecco, adesso lo andiamo a vedere. Per esempio, se noi andiamo a mettere succulente, dovremmo andarle a mettere con altre piante che non amano tanta acqua. Non andremo a mettere una baby acqua o impatiens, come si chiama, insieme a piante grasse, perché una vuole tanta acqua e invece le altre ne vogliono veramente poca. Quindi, come in questo caso, questa è una posizione che diventa molto molto calda il pomeriggio, perché c'è la ghiaia qua e quindi naturalmente scalda parecchio. E cosa ho fatto io? Ho fatto questa ciotola, tanto per darvi un'idea, ecco, vedete, dove ho messo i semprevivi. Ho messo del sedum, ho messo dell'aloe, diverse aloe. Poi ho messo una pianta succulente che questo adesso non me lo ricordo come si chiama, ma va bene. E questa è una sorta di mesembriantemo, cioè in definitiva tutte piante che amano il secco. Quello è importantissimo perché altrimenti dopo avrete poi dei problemi che non riuscirete poi a gestire, ad esempio con le innaffiature e anche con l'esposizione, quello è sempre molto importante. Invece poi possiamo vedere, se voi invece avete ad esempio un balcone che è a nord o comunque prende poco sole, naturalmente potremo andare a combinare piante insieme che hanno bisogno di poco sole e quindi tutte amano il poco sole e anche hanno bisogno invece di una certa umidità. Quindi, per farvi un esempio, possiamo andare a vedere adesso un'ortensia che io ho messo in vaso perché, insomma, poi ne faccio le talee e non voglio mai buttarle. In sostanza, però, l'ortensia qui è una pianta che fatica piena terra perché beh, è troppo secco. E così l'ho detto, provvisoriamente l'ho messa in vaso, l'ho messa semplicemente in questo vaso, molto provvisoriamente, anche fiorito, va bene. E poi da sé è nato il nasturzio, che è un'altra pianta che ama posti freschi, quindi non posizioni soleggiate, pochissimo sole, molto fresco e un terreno abbastanza umido, proprio come l'ortensia. Quindi le combinazioni sono fondamentali. Adesso poi il nasturzio è cresciuto, cresciuto, cresciuto e sbuca già qua. Ecco, questo solo per darvi un esempio, le combinazioni delle piante possono essere infinite. Il vantaggio delle fioriere, dei vasi, è proprio quello che naturalmente sono subito pronte, nel senso che normalmente se abbiamo un balcone compreremo già le piante nei vasetti perché ci viene magari difficile seminarle da noi o comunque.
Quindi noi andremo subito a combinare questi vasi e l'effetto sarà immediato e nello stesso tempo quando una pianta magari comincia a sfiorire, quindi perde la sua bellezza, non si può far altro che tirarla fuori, mettere qualcos'altro, quindi è molto dinamico, seguiamo molto bene le stagioni, per questo è anche consigliato utilizzare ad esempio dei bulbi a fioritura primaverile o anche fioritura estiva, che così vanno a proprio a coprire una buona parte, portando anche loro la loro vegetazione, le loro fioriture, senza disturbare troppo le piante che abbiamo messo. Piante che possono essere perenni o piante che possono essere anche annuali, ne esistono tantissimi tipi annuali, anche che si possono facilmente seminare direttamente nelle fioriere, come abbiamo visto il nasturtio, ma non solo, ce ne sono veramente infinite, infinite, infinite. Una cosa di cui dovete tenere conto quando progettate le vostre fioriere e quelle, soprattutto delle specie che utilizzate, se sono specie che poi potranno passare anche l'inverno fuori, non se perché se poi non avete posto per ritirarle finirà che dovete buttarle via e quello sarebbe uno spreco di denaro e anche uno spreco per le piante stesse che vengono buttate perché non possono essere ricoverate, quindi muoiono con l'inverno. Tenetene conto, cercate in base alle località dove vivete poter gestire anche questa cosa che non è indifferente. Adesso guardiamo ancora un attimo la ciotola che invece è più quasi posizionata in ombra, se non proprio per un'ora di sole la mattina, parlando che vi avevo detto delle foglie, quindi della combinazione sia delle altezze, sia delle forme dei fiori, delle foglie, sia dei fiori, eccetera, eccetera. Questa è una ciotola che io ho fatto perché avevo questi ellebori che volevo trapiantare perché nei vasini piccoli non andavano più bene. Infatti una volta trapiantati sono triplicati, sono venuti bellissimi. E qui abbiamo un'euchera, che è una pianta che si trova in varie tonalità, e c'è rossa, c'è più gialla, più verde, arancione, insomma se ne trovano veramente tantissime varietà con foglie del colore molto diverso, che sono molto 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 interessanti proprio per questo tipo di composizioni nelle fioriere, assolutamente da tenere presente. Possiamo ancora dire una cosa, nelle posizioni molto soleggiate, e come ho detto bisogna tenere conto che poi più il balcone è stretto e più c'è caldo perché i muri si scaldano e quindi poi emettono anche loro grande calore, le possibilità in effetti non sono proprio tante, però ce ne sono. Abbiamo visto le succulenti, le aloe per esempio, tutte le piante grasse, ma anche le aromatiche sono da tenere presente, così abbiamo anche un giardino per il nostro uso e consumo. Le aromatiche che possono essere il timo, può essere la lavanda che sopporta molto bene il calore, il basilico in tante forme, in tanti colori, anche di foglie diverse, anche molto proprio interessante, la santoreggia, l'issopo, insomma ce n'è una vasta gamma, il rosmarino prostrato ad esempio, quello che scende, no? Quindi anche molto interessante come portamento, ma non solo, anche piante da ortaggi, quindi qualche pomodoro e cose di questo genere, o piccoli frutti, sempre in base all'esposizione potremmo andare a mettere, diciamo che con l'esposizione pieno sole piccoli frutti non è che sia proprio ideale, però con un minimo di riparo, come abbiamo visto con questo sistema dei vasi, si porta un pochino più fresco, anche con quello si possono ottenere dei bei risultati. Invece la posizione mezz'ombra si può dire che in un balcone sono le posizioni ideali, perché tantissime piante che amano il pieno sole nello stesso tempo sopportano benissimo la mezz'ombra, e anche le piante che sono invece prevalentemente da ombra, se noi giochiamo un po' con le disposizioni anche nel vaso stesso, mettendo la pianta più che vuole più sole più sul davanti e sul dietro, mettendo quella che vuole meno sole, naturalmente potremo coltivarle, quindi è forse la posizione che offre le maggiori possibilità, che sono proprio infinite. A mezz'ombra anche lì possiamo giocare, come ho detto, tantissimo anche sulle fioriture, abbiamo le impatiens, abbiamo le begonie, che poi voglio farvi vedere perché sono orgogliosissima delle mie begoniette quest'anno, e tantissime piante da foglia, quindi abbiamo anche
Le hosta, per esempio, che sono assolutamente ideali, abbiamo visto adesso qui gli ellebori, ma anche aromatiche. Vediamo qua Legopodium variegato, bellissimo, che va benissimo in ombra fino ad una mezz'ombra leggera, proprio con poco sole, ecco, diciamo. Altre che sopportano, può esserci il prezzemolo che sopporta da una ombra fino a una mezz'ombra, il levistico, l'erba cipollina, insomma, anche qui ne abbiamo proprio una ampia, ampia scelta. Per parlare dei piccoli frutti, naturalmente lamponi, fragole, sempre a seconda delle dimensioni del vostro balcone. Ecco, io questo è un discorso generale solo per darvi degli spunti e delle idee. Sui balconi molto soleggiati, per tornare a quelli che in fondo sono quelli un po' più difficili da gestire, si può anche dire che è molto importante, se volete coltivare qualcosa, e fare attenzione alle piante che hanno foglie argentate. Ecco, adesso intanto ci spostiamo così poi concludiamo. Le foglie argentate, come sono per esempio, come vi ho citato, appunto la lavanda, perché le foglie argentate hanno il grande vantaggio che, essendo chiare, riflettono la luce, quindi non assorbono, riescono a respingerla, e questo è un grande vantaggio. E questo può essere anche l'elicriso, per esempio, che è anche oltretutto molto profumato, quindi può portare anche proprio un aroma sul nostro balcone, da non dimenticare anche questo aspetto effettivamente molto molto importante. Ma poi ce ne sono ancora tante altre, adesso andremo a vedere. Ecco, Stachys, Cineraria, Santolina, sono veramente anche lì diverse specie che hanno questa foglia particolarmente argentata, che si può anche però mettere in posizione ombrosa. Io trovo questo tipo di piante, naturalmente non la lavanda, perché altrimenti la fioritura ne andrà proprio a risentire, ma diciamo come la Stachys o questo genere di piante, la Cineraria sopporta anche una certa ombra e porta con questo colore argentato anche luce, perché nell'ombra naturalmente queste foglie chiare andranno a risaltare molto. Vediamo come anche qua la Santolina portano proprio luce in ambienti spenti. Adesso vi faccio vedere le begoniette. E in questo modo parliamo ancora anche della disposizione. Chiaramente, se voi avete balconi molto stretti, più delle volte si usano proprio le fioriere da balcone, dove si appoggiano verso l'esterno e si fanno ricadere i fiori dall'esterno. Ma si possono anche, dipende un po' da com'è la vostra situazione, se il balcone è molto esposto alle intemperie, andare a sistemare contro il muro, quindi contro la facciata, sempre che la facciata non sia particolarmente bella e si vada un po' a disturbare. Scusate, anche ad esempio facendo delle cose pensili, perché così andiamo a recuperare molto spazio, quello è molto importante. E ad esempio con i bancali, no? Appoggiando ben fisso un bancale o delle scalette al muro, e dopo si andranno poi ad apportare tutte le nostre vaschette ed i nostri fiori. Oppure, molto interessante, sono anche i vasi pensili. Ed ecco a voi le mie begoniette. Per anni avevo provato a piantarle, e risultati assolutamente zero penosi. Quest'anno è la prima volta, infatti era in fondo l'ultimo tentativo, che avevo detto adesso provo ancora una volta, poi lascio perdere. E guardate che meraviglia, il più bello della fioritura è già andato. Adesso siamo in una fase di passaggio dove si stanno preparando tutti i fiori poi per sbocciare, non siamo ancora pronti, e quindi in questo momento non è fioritissimo, perché siamo proprio tra il boom, un boom e l'altro. Però guardate che meraviglia. Molto molto importante, nel caso utilizziate questi supporti pensili, dovete utilizzare dei materiali veramente molto robusti, perché se andate a utilizzare materiali non tanto robusti, rischiate che un po' di vento o già solo il minimo peso del vaso bagnato quando annaffiate, pum, cade tutto giù. Quindi dovrete avere l'accortezza di usare materiali molto molto robusti. Io ho fatto in questo caso, questo no perché l'avevo comprato, però poi possiamo ancora vederlo. Si possono fare proprio queste reti con materiali, con corde di juta molto resistenti, e
Sono molto decorativi e nello stesso tempo garantiscono anche una buona tenuta e questo, come ho detto, è fondamentale. Quindi anche questo sistema del pensile è qualcosa che può essere valido tantissimo in un piccolo balcone, ma anche molto bello in spazi più grandi. Se gli spazi sono molto grandi, avete già proprio un terrazzo, beh, adesso ci sono queste combinazioni di arredamento, quindi con il divanetto, con la poltrona, a moduli inseriti con queste cassoni dove ci sono, poi vanno sistemate queste fioriere che sono molto belli. Naturalmente avranno dei costi, però quello può essere un'idea per poi interpretare magari con cose che vogliamo fare noi, con altri materiali magari più semplici, qualcosa un po' più rustico che per uno che è un po' capace nel fai da te si può anche fare da sé, non è impossibile. Vediamo ancora adesso per concludere appunto queste reti per tenere vasi appesi. Ecco, una cosa di cui dovete tenere molto conto, questo per concludere, è quello che una volta che voi avete valutato tutti questi elementi e andrete a scegliere le piante, dovrete fare molta attenzione nel momento della scelta proprio delle piante, oltre a tutto quello che vi ho detto, anche alla disponibilità delle piante che voi potete poi trovare in vivaio nella vostra zona vicino a dove vivete. Oppure, se le volete acquistare su internet, trovare poi un sito dove tutte queste specie che volete comprare si trovano, perché se poi ne trovate una qua o una là, in effetti i costi di spedizione vi verrebbero così alti che poi non avrebbe neanche un senso. Quindi molto importante, voi fatevi già una bella idea di cosa volete fare, ideale un progettino molto semplice in cui prendete appunti, fate un po' piccoli schizzi e prendete nota di tutte le cose che sono degne di essere annotate e poi andate, se avete la possibilità, in un vivaio dove un vivaista, sicuramente i vivaisti vi sanno anche consigliare, vi sanno anche dare dei consigli molto interessanti e potete dopo valutare. Quello è molto importante, altrimenti è inutile dire io voglio questo, quello, quello, quello e poi non lo trovo da nessuna parte, quindi salta tutto quello. Per quello si comincia adesso, abbiamo tutto il tempo perché intanto poi fino a metà settembre naturalmente non è consigliato fare grandi cose, ma abbiamo tutto un mese per prepararci, fare proprio qualcosa come si deve e che sicuramente porterà a dei risultati assolutamente interessanti. Da non dimenticare nelle nostre fioriere e nei nostri vasi, sul balcone, sul terrazzo, sempre importantissime tutte le decorazioni, infatti come vi faccio vedere quando faccio i video sulle decorazioni, con materiali semplicissimi, con risultati davvero strepitosi, perché hanno sempre un grande successo, perché sono sempre molto originali e personali. Ciao a tutti!